Claudio Bollando, Presidente della Regione Liguria. Il Ponte Antico nacque come idea negli anni Ottanta, quando la città ebbe dal BIE di Parigi la possibilità di organizzare una scuola specializzata, quella più grossa la fece a Siviglia, in occasione del 92 colombiano, 500 anni del viaggio di Colombo. Decidemmo di affidare a Renzo Piano il compito di progettare questa operazione di cambiamento della città. Valutammo diverse ipotesi, la Bocciardo, una fabbrica dismessa nel Valbisano di fronte allo stadio, la Fiera del Mare, il Porto Antico. Scegliemmo quest'ultima possibilità perché era quella che dava più margini al cambiamento, più chance al cambiamento. Insomma, immaginammo di cercare una funzione innovativa, molto innovativa, che poi individuammo l'acquario, per, tra virgolette, costringere chi voleva vedere l'acquario a venire a Genova, consapevoli che forse a questo punto si poteva anche far scoprire una città molto bella, ma che nessuno veniva a vedere. Insomma, la città cambiò volto, prima via Garibaldi, poi il Carlo Felice, il Palazzo Ducale, il Porto Antico, e poi ancora le trasformazioni per il G8, per la capitale della cultura, per via San Lorenzo e così via. Si può dire che questa è una scommessa a 20 anni da quella data mai vinta. Certo, ci sono ancora molti margini di miglioramento in termini di appeal turistico, anche se le crociere per esempio sono un'altra scommessa vinta. È un cambiamento che ha visto costruire moltissimi alberghi, una decina di grandi alberghi, c'era solo il Bristol praticamente, aveva già chiuso il Columbia a Principe, e mi pare che si possa dire che appunto il cambiamento è arrivato. Poi starà anche agli operatori di oggi, pubblici e privati, individuare altre possibilità, ma un bel salto ormai si è fatto.